C'è un po' quest'idea di questa capacità empatica, no, del fotografo di partecipare a una relazione lasciando che questa relazione si esprima, no? Quindi, dopo aver esplorato nelle puntate precedenti i mondi, diciamo, e gli approcci, oggi invece parliamo di un aspetto che nei ritratti spesso è il fulcro di un ritratto, in qualche modo, no? Se coinvolge più persone. E sono le relazioni, giusto? Sì, diciamo che oggi vorrei parlare del lavoro, vorrei parlare a partire dal lavoro di Edward Quinn, di quei fotografi che fotografano la relazione, non solo la relazione tra loro e il soggetto, ma le relazioni che intercorrono tra i soggetti. Quindi si mettono in una posizione di testimonianza di queste relazioni. Quindi Edward Quinn è un fotografo non molto conosciuto, è diciamo un paparazzo di lusso. Lui lavora a Nizza, diciamo, è basato nel sud della Francia e specialmente in occasione del Festival di Cannes, eccetera, eccetera, ha l'occasione di fotografare le celebrities. Allora, in questo senso ci possiamo un po' agganciare al discorso della Leibovitz, eccetera, no? Però la cosa che si vede già benissimo da questa fotografia di copertina è che lui ha questa straordinaria capacità di essere molto vicino ai suoi soggetti e nello stesso tempo lasciare che questi soggetti raccontino la loro relazione senza interferire, no? E questo per me è stata una straordinaria scoperta, perché anche se non tutte le sue foto sono così, attenzione, lui fa, diciamo, è un po' un fotografo che fa un po' di tutto, diciamo, in un certo senso. Fa soprattutto, quei tipici reportage che si fanno in occasione di eventi mondani, eccetera, eccetera. Però, per esempio, qua è una pagina interessante, perché c'è sia un ritratto, come dire, che diremmo classico. Un ritratto. Sia invece una foto, diciamo, della relazione tra Godard e questa ragazza. E queste qui sono le foto che più mi convincono e mi piacciono. Anche qui, anche questo mi piace molto, questo gesto. Cioè, lui è estremamente presente, ma allo stesso tempo è come se fosse completamente trasparente. Ah, direi quasi agli antipodi rispetto a Klein, no? Sì, diciamo che il contrario di Klein è più Bresson. Però, certo, però anche lui coglie, non solo coglie. Diciamo, quello che è interessante è che Bresson coglie un attimo che è anche formale, ok? Sì. Quindi mette insieme su molti piani. E in questo senso, ovviamente, Bresson e non è Edward Quinn. Però Quinn fa quello che può in termini formali, però è straordinariamente abile a cogliere quella specie di legame invisibile che c'è tra le persone, che lui è veramente in grado di, come di evidenziare. Adesso troveremo, ecco, per esempio, amo enormemente questa foto di loro due, Jean Seber e David Niven, che veramente sono, il setting non è straordinario, questa balaustra è orrenda, non so se c'è quelle luci okay. Dei party, diciamo che la foto è quello che è, ma quello che trovo meraviglioso è la morbidezza della loro relazione, che è colta in pieno, ok? Certo. Quindi questo a me è piaciuto enormemente, scoprire questo fotografo, perché a un certo punto
noi pensiamo sempre al ritratto come una relazione tra me e lui, cioè, e invece Edward Quinn dice no, c'è, si può parlare anche, e questa, ecco, torniamo qui a questa pagina che è meravigliosa, la si vede molto meglio. Sembra la scena di un film. Mamma mia, sì. Ma entrambe. Entrambe bellissime. C'è proprio questo. Entrambe bellissime, entrambe molto diverse. Queste senza flash, la foto è sgranata e probabilmente sembra un ascensore. E forse si stanno per chiudere le porte di questo ascensore e lui riesce a cogliere questo momento che racconta proprio della loro relazione, di come sono insieme pur se lui sta guardando magari un biglietto o qualcosa. Idem la stessa cosa qua, invece una flashata più da paparazzo, dove però ciò che conta per lui è chiaro non è Delon, ma la relazione tra Delon e Romy Schneider, no? Certo. Quindi c'è veramente un focus su questa relazione. Tra l'altro noto che in tutte le fotografie, appunto, lui si toglie molto. Sì, cioè, sì. Lui non è lì, cioè è come per documentare un evento che accade mentre lui è lì senza che lui interferisca. Esatto, che lui interferisca. O che le persone siano sorprese dal fatto che ci sia lui. Assolutamente, assolutamente. Anche qui, Edward G. Robinson, eccolo qua. Guarda che belli che sono, come sono connessi. Per me è stata una scoperta straordinaria che poi mi ha portato a fare un lungo lavoro, ma volevo, prima di eventualmente passare a questo, invece parlare di un altro fotografo che è Tina Barney, che è un personaggio dell'alta società newyorkese, di quelli che hanno le case appunto a Long Island, eccetera, e lei fa un lavoro sulle relazioni, in questo caso familiari, e diciamo in un certo senso ripercorre un pochino il lavoro di Quinn, però all'interno del suo mondo, un po' come Larry Clark, un po' come Jean Pigozzi. La cosa un po' particolare di lei è che lei lo fa utilizzando il 2025, quindi una macchina a lastre estremamente impegnativa, però riesce nella luce, veramente è un teatro delle maniere, no? Un certo. Teatro dei modi, come si potrebbe... vedete, ci sono continuamente delle foto che sembrano delle istantanee e parlano proprio di un certo mondo, ma non un mondo in posa, diciamo, o un mondo al quale lei partecipa, ma al quale lei partecipa nel desiderio di cogliere, documentare questi legami, sì. Questi legami familiari, anche questo è bellissimo, questo incrocio bellissimo, di gesti, di... No, per intenderci, cioè, questa macchina è gigantesca, così. Su cavalletto, sì, chiaramente, cioè, sì. Non puoi non vederla, ecco. No, poi magari devi anche aiutarti con dei flash, sì. C'è un problema enorme di fuochi. Cioè, eppure questa sembra fatta col cellulare per la capacità di cogliere quel momento lì, no? Assolutamente. C'è qualcosa di discreto. Sì, sì, c'è qualcosa veramente... Ecco, comunque. Qui per esempio mi ricorda qui molto Queen, no? Cioè questo fatto che il soggetto è il loro legame e che questo legame è ovviamente misterioso. Noi non sappiamo di che cosa è fatto, di quali... anche questa bellissima, bellissima. È un teatro. Bellissimo. Ed è un teatro che deriva da Queen, ma con in più la consapevolezza di questo teatro. È incredibile la capacità che lei ha di scomparire. Sì, con un oggetto così grande. Certo, no? Cioè, sì. Alla fine, tanti momenti, tante espressioni, cioè. Sai, difficilmente lo fai se sai che c'è una macchina così grande lì lei è che ti guarda. Guarda, è incredibile perché è una anche capacità probabilmente
di dirigere la scena, cioè di... O forse di starle talmente tanto di stare tempo tantissimo, da scomparire, non so. Questo è un libro che io, che mi, credo mi è stato regalato tanti anni fa, e più io lo sfoglio, più ne parlo, e più mi rendo conto che è un libro veramente straordinario, proprio per la sua assolutissima modernità nel modo di porsi rispetto a, diciamo, alla storia di una famiglia, no? No, perché mi immagino, cioè tu arrivi lì, per esempio questa a livello compositivo, cioè è anche bella, capito? Sì, questa è molto, cioè, bella, è, sì. Studiata, tutto, sì, ci tutto. Sta, quindi diciamo, tu ti metti in quell'angolo e dici, ok, sì, questa è l'inquadratura, adesso parliamone, vediamo, e poi finisce così, capito? E tu dici, ah, sì, incredibile. Qui per esempio guardano in macchina. Sì, guardano in macchina. Questo... ma sai, anche qui ne è così. Cioè, quello che mi piace molto anche di questi autori è che in un certo senso sviluppano una capacità, poi però non rimangono didascalicamente... Certo, sempre così. Sempre così, come se la vita fosse per forza così. Ma forse in un libro comunque avere... un singhiozzo ogni tanto, sì, uno strappo. No? Guarda questo, guarda che scena meravigliosa. No, pazzesco, tra l'altro. Sì, sì, veramente bellissimo. Quindi un teatro di relazioni. Quinn se lo trova davanti, diciamo, gli viene fornito dalla realtà, lei lo costruisce o lo coglie all'interno di un territorio che lei conosce bene, che è la famiglia sua allargata, diciamo, agli, certo, amici, eccetera, eccetera. E questo lavoro della Tina Barney mi porta anche al mio. Per esempio, per me, il lavoro di Edward Quinn, io l'ho molto... Ho fatto una serie che poi ho esposto anche ad Arles, in una grande mostra che avevo curato alla fine degli anni Ottanta, che si chiamava Image from the Inner World, cioè immagini dal mondo interno. E in parte c'erano questi ritratti sempre di persone che hanno una relazione, che stanno sviluppando una connessione. Fatte con la Rolle queste? Questo fatto con la Rolle, sì, certamente il quadrato mi favoriva molto perché mi dava lo spazio per inserire due personaggi e un pochino di spazio intorno, diciamo, che poteva contribuire alla narrazione. In questo senso è anche molto vicino al lavoro della Barney, perché molte di queste foto sono di persone della mia famiglia, mentre altre non lo sono, ovviamente. E quindi c'era un po' questo mix. Diciamo che quello che mi interessava sviluppare a partire dal lavoro di Quinn era di sviluppare questo punto di domanda che per me rappresentava la relazione tra due persone all'interno del linguaggio fotografico, cioè che cosa sta succedendo, e ognuno poi mette il suo in questo, come per lasciare un angolo aperto di interpretazione. Sì, un angolo aperto anche perché è un mistero, no? Cioè la relazione è sempre un mistero, e la relazione in fotografia, in un certo senso, più è misteriosa e più interessante. È interessante, ti fa proprio partecipare alla fotografia. Certo. Un altro straordinario interprete di questo è Nicholas Nixon, fotografo anche lui della scuola americana, quindi 20-25. Presente quando dicevo ritratti stretti? Sì, esatto. Ecco qua, anche qui lui lavora sia all'interno della propria famiglia, questa è sua moglie con suo figlio. Interessante, vedi questa relazione. Anche a livello di luce. Anche qui, vedi, questi sguardi. Lui va vicinissimo. Mamma mia, lui è dentro proprio. Sì. Interessantissimo. Sì.
Sì, Nicholas Nixon è un autore veramente interessante. Guarda questa bellezza di questa relazione, di questa inquadratura. Però ecco, quello che mi sembra che tutti questi autori mettono in primo piano è non è quella persona piuttosto che un'altra, ma come quella persona piuttosto che un'altra si relaziona con i suoi simili. C'è tutta una serie sull'amore. Bellissimo, mamma mia. Sì, anche questo farlo in 2025 non è semplice. No, sono innamoratissimo. Sì. Nicholas Bellissimo. Nixon è straordinario. No, scusami. Anche questa. Cioè, non c'è niente, eppure... Sì. C'è tutto. Sì, è bellissimo. E niente, questo trovo veramente bello perché c'è veramente una... C'è un po' questa idea di questa capacità empatica, no, del fotografo di partecipare a una relazione lasciando che questa... relazione avvenga. Si esprima, no? Sì. E questo ha molto a che vedere con l'idea del ritratto come territorio, che è una cosa che io dico sempre, cioè la foto si fa qui, ok? Perché il territorio orizzontale che tu hai creato permette che questo succeda, ok? E questo territorio che tu crei è un territorio vero e proprio, cioè è delimitabile, uno spazio fisico dove le persone che fotografi sono rese consce che stanno raccontandosi e che sono libere di farlo perché il tuo è uno sguardo privo di qualsiasi giudizio, ok? Quindi È un territorio dove le persone si sentono al sicuro e in grado di esprimersi completamente, compiutamente davanti al tuo obiettivo.